sentenza valida. Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa. Stupenda l'azione di Berruti, che ora viene incalzato da Carni. Berruti riesce a conservare il vantaggio. Berruti è medaglia d'oro, secondo Carni, terzo Jones. Berruti è medaglia d'oro, ha vinto. Benvenuti alle grandi imprese dello sport. La puntata di oggi ci riporta indietro di 50 anni, mese più, mese meno. Lo scenario è quello della 17ª edizione dei Giochi Olimpici che fu tenuta a Roma. La fiaccola olimpica aveva attraversato mezzo mondo, cominciando il suo percorso il 9 dicembre di 4 anni prima da Melbourne, per concluderlo il 24 agosto del 1960 nello stadio olimpico della Città Eterna. L'impresa di Livio Berruti, allora 21enne nato a Torino, riveste i panni dell'eccezionalità in quanto interrompe il dominio degli statunitensi nella specialità della velocità pura. Berruti vinse la corsa e stabilì nelle semifinali, ribadendolo in finale, il nuovo record olimpico, succedendo così a Robert Morrow, trionfatore a Melbourne 4 anni prima nei 200 con un 20.06 e medaglia d'oro anche nella staffetta 4x100. Il ricordo del campione torinese a distanza di quasi mezzo secolo da quel trionfo. Un momento bello, esaltante, soprattutto una dimostrazione che lo sport è uguale in tutto il mondo, non ci sono discriminazioni, non ci sono differenze, e se prima erano gli americani che vincevano sempre, abbiamo dimostrato che anche noi europei potevamo fare la nostra parte, quindi a dimostrare che lo sport accomuna, unisce, soprattutto nella gioia, nel piacere, nel sorriso e nel dialogo. Berruti, un atleta naturale, naturalmente portato allo sprint, in un tempo in cui le officine specializzate in ingegneria delle macchine da velocità come l'ucraino Valery Borzov, non erano ancora entrate in attività. Avevo il talento, come si dicevano, il talento, quella particolare qualità che hai da madre natura, sia ben chiaro, non è tanto merito tuo, che ti permette di fare delle cose con facilità quando gli altri la fanno con fatica. E quindi questo mi ha permesso di vivere un momento esaltante, ma soprattutto capire che lo sport è un momento particolare ma complementare della tua vita, dove devi pensare anche ad altro, perché a quei tempi, tra l'altro, non guadagnavamo niente, eravamo dei veri dilettanti, quindi si pensava al futuro di lavoro e quindi ti preparavi anche per il resto, tant'è vero che mi sono anche laureato, ovviamente. E se la canottiera con i colori azzurri non era abbastanza nel renderlo identificabile dagli spalti, ci pensavano gli occhiali scuri e i calzini bianchi a catturare l'attenzione dello spettatore e dei cronisti. A quei tempi non esistevano gli sponsor. Io avevo gli occhiali perché da miope e correndo di giorno col sole ho messo gli occhiali scuri, ma da miope, quindi erano occhiali da vista. Le calze bianche, ma a me piaceva correre con le calze, non senza calze, quindi ho introdotto senza volerlo questa abitudine alle scarpe bianche. Ma non solo, ma un'altra cosa curiosa, che in semifinale ho corso facendo già record del mondo con delle scarpe famose, molto titolate, molto tecnologiche. In finale invece, visto che volevo andare in bianco, come si diceva, ho utilizzato un paio di scarpe italiane molto più rigide, più pesanti, più dure, meno adatte per i record. Ho vinto rifacendo il record del mondo. Non si è mai sicuri di cosa si può fare, così si esprime Berruti tornando ai suoi primi e generici approcci giovanili con l'attività sportiva. Diciamo che noi italiani siamo degli esteti, valutiamo le persone dall'aspetto esteriore e col mio fisico piuttosto esile, l'insegnante di educazione fisica, tra l'altro molto bravo, aveva sentenziato che io potevo fare solo salti in alto e salti in lungo. Per fortuna l'anno dopo faccio un'ora di ginnastica con un'altra classe dove c'era il miglior velocista della scuola, facciamo una sfida nel cortile e con mio grande sorpreso lo batto. Li ho scoperto di avere la vocazione del velocista, quindi come si vede anche nello sport non si è mai sicuri di cosa si può fare. Berruti fece parte della selezione azzurra di Tokyo 1964 e di quella che onorò i giochi di Città del Messico nel 1968 e fece ancora bene. A Tokyo conquistò l'accesso alla batteria finale dei 200 assieme al suo amico e rivale Ottolina. I due si piazzarono rispettivamente al quinto ed all'ottavo posto. In entrambe le edizioni Berruti raggiunse la finale della 4x100.
Altri tempi, differenti le pressioni psicologiche esercitate sulla pelle degli atleti. Berruti, come racconta nel libro autobiografico pubblicato all'inizio dell'anno dal titolo Livio Berruti, il romanzo di un campione e del suo tempo, gareggiava per vincere, sì, e ancor più per divertirsi, sapendo divertirsi. Forse gli atleti d'oggi hanno più tensioni emotive perché sono talmente tartassati da troppi stimoli esterni che probabilmente per loro è più difficile mantenere quella serenità e quell'autocontrollo che noi avevamo a quei tempi. Riviviamo ancora una volta quei 20 secondi e 5 centesimi che scandirono il dolce pomeriggio romano di fine estate di 50 anni fa. 20 secondi per trattenere il respiro e poi lasciarlo andare in un urlo di trionfo. Partenza valida. Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa. Stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carni. Berruti riesce a conservare il vantaggio, Berruti è medaglia d'oro, secondo Carney, terzo Jones, Berruti è medaglia d'oro, ha vinto!